Ciao a tutti amici di Voci.fm, io sono Diego e oggi sentirete la voce della famosissima doppiatrice Chiara Colizzi, che ha doppiato Nicole Kidman, Emily Watson, Kate Winslet e tante attrici hollywoodiane famosissime. Ma io soprattutto ci sono affezionato perché ha dato la voce a Elliot Reed nella serie TV Scrubs, una delle mie preferite. Ma cominciamo subito. Voci.fm, il sito delle voci. Come prima domanda ti volevo chiedere cosa si prova a essere la voce ufficiale della bravissima Nicole Kidman. Dire ufficiale è un po' strano perché di fatto questo titolo ormai si è perso, perché non posso dire di essere la voce ufficiale, posso dire di averla doppiata forse più di altre. Quando arriva un film della Kidman passano necessariamente da me a chiedermi le disponibilità per fare questo film, però non sono la voce ufficiale, perché la Kidman negli ultimi anni l'ho divisa non equamente, perché l'ho doppiata da più volte io, ma con Roberta Pellini negli anni passati, con altre colleghe. Molto presto dovrò tornare al nord. Potresti venire con me? Lei è in possesso della bussola d'oro. Deve essere trovata. Parlando sempre della Kidman, qual è il film in cui è stato particolarmente impegnativo doppiarla? Quando ho fatto il provino, stiamo parlando del 2001, del film di Others, credevo addirittura di essere troppo giovane vocalmente e avevo preso una freddata, quindi ero un po' senza voce. Quando abbiamo fatto questo provino io ho usato una voce strana, non era la mia voce, era una voce un po' velata, ed è andato benissimo per il provino, che era di Others appunto. Quando poi ho visto il film mi sono resa conto del perché. Il Signore, la sua immensa misericordia, mi sta dando un'altra possibilità. Comunque è stato molto faticoso, perché poi la voce mi era tornata e quindi abbiamo lavorato tentando di avere sempre una voce che fosse un soffiato però con volume. Era stato un lavoro interessante che ho fatto insieme alla direttrice, che era Maura Vespini. Voci.fm, il sito delle voci. Mi ero sporta e sono scivolata. C'è nessuno qua giù! C'è un aiuto, c'è nessuno! Possiamo quindi dire che sei anche la voce semi-ufficiale di Kate Winslet. E mi sento di dire più ufficiale, ma non per il numero delle volte che l'ho doppiata, quanto perché il suo fan club mi ha eletta doppiatrice preferita. Indietro! Non faccia lei un altro passo! Rimanga lì dove... Dico sul serio. Anche se loro sono, come giusto che sia, fedelissimi alla sua voce e vorrebbero sempre sentirla in originale, però dicono: se dobbiamo scegliere una doppiatrice vogliamo che sia Chiara Colizzi. Allora lì mi posso sentire un po' più investita di un ruolo. Quando mi avete che io scenderò con te. Come ti sei trovata a doppiare Uma Thurman nei film Kill Bill di Quentin Tarantino? E il provino per la Thurman è stato fatto perché alcuni pezzi sarebbero rimasti in giapponese con la sua voce, quindi avevo fatto un provino proprio sui pezzi immediatamente prima e immediatamente dopo le sue battute in giapponese, e in quel caso evidentemente io sono un po' camaleontica, perché più volte ho vinto provini per la somiglianza vocale, anche per esempio Penelope Cruz, perché in Vanilla Sky, ma anche Vicky Cristina Barcellona, ci doveva sempre essere una somiglianza vocale perché sarebbero state tenute delle parti in originale. E per Uma Thurman anche lì la cosa buffa è stata che, senza tirare in ballo nessuna persona, ma ero in vacanza quando si facevano i provini per Kill Bill, e la società quando mi chiamò mi disse: noi facciamo i provini, ci sei la prossima settimana? E io ho detto: io sono in vacanza, non ci sono. E mi rimproverarono perché altre colleghe sono tornate dalle vacanze, E io allora mi informai su questo film e scoprì che Tarantino aveva aspettato la Thurman, perché poi l'aveva scritto con lei, l'avevano pensato insieme il film, e lui l'ha aspettata perché lei si riprendesse fisicamente dopo una gravidanza. Quindi ho chiamato e ho detto: guardate, se volete mi aspettate, che porta bene. E così è stato, perché loro sono stati carini, mi hanno aspettato che tornassi dalle vacanze, ho fatto il provino e poi è andato bene. Infatti sembravo morta, vero? Non perché non ci avessero provato, intendiamoci. A dire il vero, l'ultimo proiettile di Bill mi mandò in coma.
coma in cui sono rimasta per 4 anni. So anche che ti è capitato di doppiare brave attrici come Hilary Swank e Kate Beckinsale. Di queste qui, alcune mi sono sentita di aver doppiato attrici che erano di mie colleghe, quindi di usurpare un ruolo, tipo Gwyneth Paltrow. Kate Beckinsale l'ho doppiata sì un paio di volte forse. Invece ci sono delle attrici bravissime che ho doppiato pochissime volte e mi sarebbe piaciuto doppiarle ancora. E avere un bel curriculum di tante attrici può essere interessante, ma anche connotazione di questo lavoro un po' sbagliata, perché che brutto sarebbe per loro sapere che la voce ufficiale, come dicevamo, di Nicole Kidman è la stessa di Kate Winslet ed è la stessa di Uma Thurman. Come ti sei trovata a doppiare personaggi di videogames e cartoni animati? Un cartone animato non è difficile, proprio perché non si ha l'aiuto di un'espressione, è tutto nel colore che gli si dà con l'intonazione. Come seconda cosa vorrei ringraziare Flick. Flick, cosa sta succedendo? Flick! Stiamo facendo un lavoro molto fedele sempre all'originale, comunque, perché poi ormai lo sanno tutti come funzionano i cartoni animati, come vengono disegnati. Prima viene fatta la colonna guida in America, dopodiché si disegnano, si fanno muovere i visi, quindi comunque è importante seguire l'attore in originale. Lo stesso discorso vale per i videogiochi. I videogiochi, laddove c'è da recitare, è molto facile ed è in materia nostra. Laddove c'è da dare solo le istruzioni del gioco è faticosissimo, lo dobbiamo fare noi, ma lo facciamo ed è come andare a fare l'orologio o le voci registrate che si sentono per telefono. Mi hai idea di quanto siano costate le riparazioni all'appartamento dopo che c'è stato distrutto dall'aereo? A noi servono soldi! Voci.fm, il sito delle voci. Ma arriviamo alla domanda clou, almeno per me. Parliamo un po' di Scrubs, dove doppi una delle protagoniste, Elliot Reed. Io mi sono identificata con Elliot tantissimo, perché per certi versi ho le stesse goffaggini. Quando poi uno dice non sei un attore comico, probabilmente non ho tanta genialità nel comico, però ho una forma di ironia che somiglia molto a quella, e quindi in quelle cose mi diverte. I miei due colleghi, Alessandro Quarta e Nanni Baldini, sono meglio dell'originale, e questa volta lo posso dire. Vede, per mio padre, è dottore anche lui. La psichiatria è roba per chi ha più soldi che problemi. Come ultima domanda ti chiedo come ti è nata la passione per il doppiaggio. Io sono cresciuta in questo ambiente e, avendo l'età in cui si vede o bianco o nero e non si perdona niente a nessuno, non amavo molto l'ambiente, ne vedevo certe fragilità enormi, delle vanità fastidiose, quindi sono stata il mio padre, che non amava tanto che noi bambini iniziassimo per esempio il doppiaggio. Io non sono entrata in una sala prima dei 12 anni, credo, e ci sono entrata per caso, perché dovevo raggiungere mio padre e tornare con lui da una parte. Lui stava dirigendo un film di Lamberto Bava, credo, un horror italiano, e aspettavamo che arrivasse Ilaria Stagni, ed era una pazzarellona anche all'epoca, che aveva credo 13 anni, e lei non arrivò. E allora mio padre mi buttò in sala e mi disse: adesso fallo tu. E io non avevo mai fatto niente, per cui sono stata traumatizzata. Prima di tornare in una sala ci ho messo altri 3-4 anni, e a quel punto, però, siccome sono una di quelli che non ama fare le cose solo per talento, ma devo sapere che cosa sto facendo, e allora l'ho voluto imparare dall'inizio, quindi ho cominciato a fare una vera gavetta di Prusii. Sono cresciuta quando ho cominciato a pensare che questo lavoro mi stava permettendo anche di forse di pensare di andare a vivere da sola, e allora ho cominciato a muovermi un po' più sulle mie gambe, non sempre pensando che ero in una società dove lavoravano i miei genitori, perché tra l'altro mio padre non è uno di quei padri che ti spinge prima ancora che tu sia pronto. Mio padre non mi ha fatto lavorare fino a che io già non ero importante quasi, e a parte quell'esperienza lì che è stata più un trauma che altro, ed è stata proprio necessaria perché credo che lui dovesse chiudere quel lavoro. Perciò quando ho cominciato a guardarmi intorno e allontanarmi da quella società, io arrivavo con un'esperienza quasi solo di brusii, cioè di piccole parti, piccole voci, di voci corali, e quando sono andata in giro a farmi conoscere, invece dicevo che ero Chiara Colizzi, mi chiedevano tutti, dicevano: ah, sei la figlia di Pino Emanuela, e quindi mi mettevano in ruolo che io arrivavo al turno e mi prendeva un colpo perché non avevo mai fatto
quindi mi sono dovuta subito destreggiare in fretta, però evidentemente poi nel sangue ce l'avevo, anche un miscuglio di talento e di capatosta, e sono andata avanti. Io ti ringrazio Chiara per questa intervista e per la tua disponibilità. Io vi saluto e seguitemi nella prossima intervista su voci.fm. Ciao a tutti. Voci.fm, il sito delle voci.